presi dal titolo Una ricerca sul determinante della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci nei professionisti sanitari in Francia, presentata da Antonio Nacco, relatore Domenico Mottola. Buongiorno a tutti, come diceva il professor Chiari, vi presento una ricerca sui determinanti delle segnalazioni delle reazioni avverse da farmaci dei professionisti italiani. Introducendo l'argomento, le segnalazioni spontanee delle sospette reazioni avverse da farmaco, anche in inglese vengono denominate adverse reaction drug o ADR. Questa segnalazione costituisce un importante mezzo nel raggiungimento degli obiettivi propri della farmacovigilanza. Quindi la farmacovigilanza utilizza come mezzo delle segnalazioni per poter raggiungere degli obiettivi. Uno degli obiettivi importanti da raggiungere per la farmacovigilanza è proprio quello di tenere sotto costante controllo il profilo rischio e beneficio dei farmaci. Dal punto di vista della letteratura abbiamo uno scenario che desta preoccupazione rispetto a quelli che sono gli effetti delle reazioni avverse. Il 36% delle ammissioni ospedaliere è causato proprio dalle reazioni avverse. In uno studio italiano condotto da Conforti nel 2012, addirittura nella popolazione anziana questo tipo di tasso sale dall'1 al 25%, quindi si triplica se non diventa 4 volte. Addirittura le reazioni avverse interessano all'interno del percorso di ammissione, quindi di ricovero, dal 6 al 10% della popolazione. Le reazioni avverse sono al quinto posto per causa di morte ospedaliere, quindi il 5%, 5 persone su 100 all'interno del percorso ospedaliere muoiono per una reazione avversa. È un problema sanitario rilevante, scaturito dalla mancata segnalazione avversa, quella delle sottosegnalazioni. Il tasso complessivo stimato in letteratura si aggira intorno all'86%. A tal proposito anche l'OMS si è pronunciato dicendo che secondo l'OMS il 60% delle reazioni avverse potrebbe essere evitato, sicuramente attraverso la messa in campo di interventi che potrebbero contenere quello che sono, o quantomeno potrebbero essere evitate quelle che sono le reazioni avverse. Da qui si apre un problema importante, perché nel 1995 Dersi dice: è vero che i determinanti delle segnalazioni avverse sono aspetti importanti ai fini del contenimento del fenomeno, ma dovrebbero studiati in ogni nazione, perché ogni popolazione di professione si potrebbe dimostrare o evidenziare determinanti di. Da questa riflessione nasce questo spunto per la ricerca, e la domanda che il quesito di ricerca è stato proprio quella: visto che in letteratura non esiste niente sui professionisti italiani, da qui ci siamo chiesti quali sono i determinanti delle segnalazioni delle sospette reazioni avverse da farmaci nei professionisti italiani. E da qui abbiamo avviato una ricerca, uno studio a livello nazionale, e lo scopo principale era proprio quello di conoscere quelli erano i determinanti. Va sottolineata una cosa: che in letteratura non c'è niente sui professionisti italiani, e questo rappresenta il primo importante contributo scientifico. Per poter studiare nei minimi particolari con ragionevole metodologia, bisogna prendere in considerazione tutti gli aspetti delle reazioni avverse. E un primo contributo importante è stato dato nel 1996 nel Regno Unito, quando Inman, a seguito dell'introduzione della carta gialla sulle reazioni avverse, aveva individuato attraverso studi sperimentali e ricerca qualitativa quelli che erano i determinanti, e aveva individuato tre aree importanti determinanti, come l'attività professionale, come le conoscenze legate ai professionisti e come le scuse dei professionisti. Questi determinanti negli anni e nelle varie ricerche purtroppo non sono risultati esaustivi ai fini di un quadro abbastanza completo, per cui sono stati introdotti da altri autori i fattori professionali, come per esempio la letteratura non medica appartenente a tutti quei professionisti non medici coinvolti nei percorsi di somministrazione e gestione della terapia. Fattori personali come l'età, l'ambito lavorativo,
lavorativo, altri fattori come l'attività di insegnamento o di ricerca da parte degli operatori. È un aspetto molto, molto importante risultato essere la formazione, sia di base che post laurea. La formazione di base viene intesa come quella formazione che porta il professionista ad essere tale, quindi nel nostro caso specifico per gli infermieri la laurea triennale, per i medici la laurea in medicina, per gli esterni la laurea ostetrica. Post laurea invece sono stati considerati tutti quei percorsi che sono avvenuti in un tempo successivo, sia come master piuttosto che perfezionamento, e anche solo corsi o seminari cosiddetti in Italia ECM. E gli aspetti normativi? Gli aspetti normativi sono un aspetto importante perché sia a livello europeo attraverso i vari regolamenti e direttive, sia attraverso la ricezione da parte dell'Italia di alcune normative sulla farmacovigilanza, trasformano, modificano, sicuramente hanno un impatto considerevole su quelle che sono le segnalazioni del sospetto di azione. Abbiamo condotto uno studio cross-section a nome di prevalenza, il questionario è stato un questionario autoprodotto e prevalidato, si sono stati condotti 16 focus group con tutti i professionisti coinvolti e a fine di non escludere nessuno, nei vari focus group abbiamo considerato e coinvolto anche gli studenti, sia in medicina che nelle professioni sanitarie. È stato utilizzato l'applicativo SPSS20 per l'analisi dei dati. E una sottolineatura la facciamo in premessa del materiale metodi, che nei vari bracci, nei vari risultati che vedrete esposti, non ci sarà una significatività statistica, in quanto sia per le variabili dipendenti che per questo studio risulta essere la segnalazione della reazione avversa, sia per le variabili indipendenti, quelle che vi ho illustrato dalla letteratura, hanno evidenziato una significatività di grado elevato, quindi sono tutte statisticamente significative. Per i test statistici sia di P4 di Pearson che test esatto di Fisher. Una piccola premessa, la letteratura suggerisce di avere un campione minimo di 200 partecipanti. Il nostro campione è stato di 3.140 professionisti, il secondo nel mondo, il primo è stato in Australia di 5.000, gli altri studi a livello europeo non superano i 300 partecipanti. Abbiamo 3.140 professionisti, quasi l'80% sono risultati essere infermieri, quasi più del 7% medici, ostetrici, infermieri pediatrici, farmacisti e alla fine fisioterapisti. Anche a me, correlazione rispetto agli outcome, risultano essere statisticamente significativi, quindi con una P inferiore a 0,0. Prevalentemente il 70% quasi del nostro campione rappresentato da donne. Una piccola sottolineatura, portassimo a circa 30% i medici, rappresenterebbero nella frequenza relativa i professionisti che sono circa 900.000 attualmente in Italia, così considerati. Quindi abbiamo solo una percentuale dei medici inferiore rispetto alla percentuale italiana, ma se il campione deve essere intorno ai 200, anche i medici da solo quando hanno la loro rappresentanza. Un primo dato importante che vi presentiamo è quello relativo al determinante della formazione. Negli istogrammi della barra blu vediamo i risultati relativi a quelle che sono state le percentuali rispetto a coloro che dichiarano che nel percorso di base hanno ricevuto un insegnamento in farmacovigilanza. A parte i tecnici di radiologia medici, gli altri sono tutti al di sotto del 35%. Quindi, sicuramente la presenza di insegnamento di farmacovigilanza nei percorsi di base probabilmente meriterebbe un'attenzione. Nella barra rossa invece, ed è questo è stato l'aspetto molto interessante della ricerca, nella barra rossa invece viene riportata la percentuale di coloro che dichiara di aver fatto, di aver sostenuto, seguito un insegnamento di farmacovigilanza nella formazione di base e che successivamente accede a una formazione post. Perché è interessante? È interessante perché arriviamo a dei picchi dell'80% degli assistenti sanitari, la formazione di base dei professionisti sanitari rappresenta un continuo formativo, un ponte tra la formazione di base e quella post base in farmacovigilanza. Quindi per chi si preoccupa della formazione di base dei professionisti sanitari, avere all'interno del proprio corso di laurea un insegnamento in farmacovigilanza significa dare quella possibilità, dare quella correlazione che stiamo chiamando affinché questi possano accedere a una formazione post-base.
La formazione di base rispetto all'outcome principale impatta del 24%, significa che il 35% di coloro che ha frequentato nel corso di laurea di base un insegnamento di farmacovigilanza ha il 35%, definisce il 35% delle segnalazioni, mentre chi non l'ha frequentato l'11%. Per differenza abbiamo una valutazione d'esito o di impatto di più del 24%. Nella formazione post laurea invece questo impatto addirittura è maggiore, arriva al 34%. Infatti chi ha seguito un corso in farmacovigilanza nel periodo post laurea nel 39% dei casi dichiara di aver segnalato una reazione avversa contro il 5%, quindi con un valore, con un assoluto del 34% di incremento. Questo è il primo grande risultato dove oggi possiamo dire con ragionevole certezza che i professionisti italiani sanitari sono fortemente letargici. L'accezione di letargia in questo momento deve essere considerata come coloro che non dichiarano, non segnalano, non hanno quell'abitudine a segnalare una reazione avversa da farmaco perché ritengono che il sistema di segnalazione è fortemente complesso. Quindi le persone non segnalano una reazione avversa perché ritengono nell'87% dei casi che sia un sistema troppo complesso. Successivamente, quindi vengono definiti, oggi i professori italiani possono definire letargici a differenza degli altri contesti europei dove vengono definiti ignoranti, non conoscono il sistema di segnalazione. Successivamente altri determinanti importanti sono risultati l'incentivo finanziario, quindi secondo qualcuno non segnala perché nessuno corrisponde, non c'è un corrispettivo finanziario, diffidenza significa non segnalo perché non sono sicuro che questo può essere una reazione avversa e l'ignoranza la troviamo al 38%. Una nota veramente positiva che va sottolineata è che i professionisti sanitari italiani non soffrono di conflitto di interesse, non soffrono prevalentemente di senso di colpa, non temono l'aspetto medico-legale. Quindi questi tre aspetti sono aspetti molto rilevanti. Poi nello specifico vedremo adesso, questa è un'immagine di un grafico a taglia del, più si riempie il grafico, la regola è, più esistono determinanti che frenano, no? Quelle che sono le segnalazioni. Abbiamo preso in considerazione tutti i professionisti maggiormente rappresentati quantomeno in questa giornata, i medici come prescrittori del processo farmacologico che hanno, ahimè, un buon riempimento del grafico, abbiamo le ostetriche che hanno un riempimento modesto, tutti hanno in comune però un determinante, il determinante della letargia. Addirittura i farmacisti hanno il determinante della letargia. Quindi loro, vedremo più avanti, hanno un tasso di sottosegnalazione pari a zero. In realtà hanno un tasso di segnalazione del 115%. Segnalano più di quanto osservano perché sono il riferimento per tutti i professionisti nel momento in cui deve essere segnalata una reazione avversa. Quindi una riflessione va fatta. Se tutti i professionisti ritengono che il sistema sia letargico, compreso la categoria professionale che segnala il 115% delle volte, significa che probabilmente questo sistema andrebbe rivisto e probabilmente qualche problema c'è. Abbiamo confrontato i determinanti verso la formazione, come dire, come si comportano i determinanti di Inman rispetto a coloro che dichiarano di aver fatto una formazione. In generale la letargia è il 87,8%, ma nello specifico, laddove c'è una formazione di base o post base, questo determinante scende dal quasi 90% al 28%. Quindi, come dire, c'è un impatto, l'abbiamo visto prima come impattato, attualmente riduce la formazione nei professionisti il determinante della letargia, ma li riduce tutti all'esclusione degli ultimi due, che sono il senso di colpa rispetto alle gare. Quindi probabilmente la formazione su questi determinanti non ha un'azione efficace, perché probabilmente sono già poco presenti nei professionisti, in particolare il senso di colpa e l'aspetto legale probabilmente con la formazione non si dice, però su tutti gli altri ha un impatto veramente determinante. Rispetto alla conoscenza invece è lo stesso impatto, più conosci la procedura, più conosci il processo, più conosci il sistema, meno determinante.
Anche l'età si correla fortemente con, anche l'età si correla fortemente sia anagrafica che di esperienza. Maggiore l'età, maggiore sono le abitudini alle segnalazioni. È un grafico di curiosità perché ci siamo chiesti quali sono i professionisti più, con più alto tasso di sottosegnalazione. Diciamo che per le professioni presenti in questa, in quest'aula oggi probabilmente nessuno. Partiamo con lo ostetrico quasi al 99%, finiamo all'infermiere quasi al 84%. I farmacisti, come vi dicevo prima, probabilmente potrebbero essere oggetto di riferimento rispetto a quello che è un modello da seguire, lo 0%. Il tasso, in questo studio abbiamo stabilito era dell'86% di letteratura, il nostro studio evidenzia un tasso di sottosegnalazione per le reazioni gravi dell'80,6% e per le reazioni non gravi dell'89,5%. I tassi in relazione agli altri determinanti più o meno seguono la stessa linea. Concludo dicendo che i professionisti sanitari italiani sono professionisti letargici, quindi la letargia rappresenta la ragione principale di quello che è la mancata segnalazione delle reazioni avverse, mentre gli aspetti associati alle conoscenze sono determinanti molto rilevanti, ma non quanto la letargia, che ha raccolto quasi il 90%. Gli aspetti relativi all'attività professionale sono determinanti poco rilevanti, quindi che uno sia in un ambito medico piuttosto che chirurgico, che uno sia un medico piuttosto che un infermiere, poco cambia dal punto di vista dei determinanti. Va sottolineato però una cosa importante, che aumentare la consapevolezza dei professionisti e di segnalazione delle sospette reazioni avverse deve essere un obiettivo primario di salute pubblica nell'interesse dei cittadini. Prima di ringraziarvi, meglio, prima di concludere e ringraziarvi, un personale ringraziamento a voi per l'ascolto, in particolare al mio relatore che mi ha permesso di concludere magistralmente questa esperienza di laurea magistrale. Grazie.